solaio si è fatto la tradizione. Perché dovrebbero scendere su? Perché vuoi parlare con me? Disertori, secondo me. È una liberazione. Non riesco a credere che ci abbia portato le spalle. Il cibo arriva dalla regina madre Nasadi, piccoli. Sua Altezza sa che sono tempi duri e quando può aiuta. Mangiate, ma portatene un po' a casa, se ce l'avete. Girano alcune voci su di te. Cavalchi macchine, hai una bella lancia, delle lentiggini adorabili. Qualcuno dice perfino che hai una coscienza. Straordinario. Chi sei? È evidente che tu non sia dei Cargia delle Ombre. Mi chiamo Vanesha. Per ora ti basti sapere che sono un sussurro di ragione in questo posto di profonda follia. So come ci si sente. Ne sono certa. Così come Utid. È un bravo uomo e i Cargia delle Ombre lo vogliono morto. Ho indagato un po' e credo che vada al Picco Verde. Quei mercenari non ci metteranno molto a trovarlo. Gli servirà aiuto. Se tu sei disposta. Smettila di essere vaga e dimmi chi sei realmente. Smetterla di essere vaga? Tanto vale chiedermi di non essere affascinante. È impossibile, ma mi piaci. Quindi ti dirò un segreto. Ho amici a Meridiana e mi piace aiutarli quando posso. Utid gli farebbe comodo se sopravvivesse. Come sai che Utid è innocente? Sono brava con le indagini. Sfama gli orfani con le sue razioni e punisce personalmente chiunque se la prenda con anziani e infermi. L'idea che possa cercare di uccidere Itamen è ridicola. Avrà causato qualche problema al sacerdozio. Altrimenti Bahavas non rischierebbe di condannare a morte un uomo così stimato. Perché pensi sia sul Picco Verde? Sa che verrà ricercato, quindi gli serve un nascondiglio familiare e difendibile. Una volta ha respinto da solo un intero clan di banditi su quelle pendici. Ripiegherà su quello che ha già funzionato una volta. Farò il possibile per Utid. Ma tu, invece? Ma io cosa? Che farai mentre rischio la vita? Cose utili, piccola cacciatrice. Cerca tre alberi morti a est di Tramonto. Lì si trova Picco Verde. Auguri. Non credo che quella donna fosse abbastanza vecchia da morire di freddo. Vedo che vuoi ancora parlare, ma per salvare Utid bisogna muoversi. Devo andare. Direi proprio di sì. Qualsiasi lavoro stiano svolgendo i mercenari, almeno non devono abbassarsi a farlo i capi.
Prendetevela solo con me. Me lo tengo per il cammino. Tre alberi morti, come ha detto Vanessa. Vediamo se Utid è passato di qui. Queste tracce portano verso l'altura. Deve essere il picco verde.
tracce si interrompono. Ora ci si arrampica. Bene, ce l'ho fatta. Dove sei finito, Utid? Avanzi di cibo. Scommetto che Utid si è fermato a vedere se era seguito. Di sicuro ha proseguito. Devo raggiungerlo. Meglio trovare un appiglio. Una macchina morta. Utid è andato a caccia. Ha preso tutto l'utile. Utid sta raccogliendo parti, forse per le munizioni. Forse il focus potrebbe aiutare.
torniamo a... Dove è andato da qui? Utid ha abbattuto un razziatore. Un'uccisione ardua, ma utile per le parti. Vedette morte. Altri pezzi per la scorta di Utid. La prossima andrà a segno. Utid! Sei giovane come cacciatrice. O io vecchio come soldato. Non sono qui per la taglia sulla tua testa, Utid. Credo che tu sia innocente. Innocente? Ma andiamo. Se è un tranello, funziona. Hai guadagnato la tua preda. Tranquillo. Parliamo un po'. D'accordo. Parla. Voglio sapere cosa è successo a tramonto. Cosa è successo davvero? Va bene. Per settimane, ad ogni alba nella tendopoli c'era una morte. Accadeva durante il sonno. Vecchi, infermi e giovani. Chi non poteva combattere. Dovevo capire che erano attacchi mirati. Chi farebbe una cosa del genere? Parlavano di maleficio, uno spirito maligno. Ma era solo un uomo. E un veleno silenzioso. Alla fine l'abbiamo catturato. Lo abbiamo portato a Baavas per il giudizio del sole. L'alto sacerdote Baavas. È lui che ha messo la taglia su di te. Sì. Mi ha ringraziato e poi l'ha fatto liberare dalle guardie. Capisci? Ha ordinato lui le uccisioni. Ci hanno attaccato. Dovevo morire coi miei uomini per dare valore alla loro lealtà. Ho dato 20 anni al sole. Per nulla. Delitti e crudeltà. L'onore, il sacrificio, il vero sacrificio. Quello che i sacerdoti e i sovrani ignorano. Sono una presa in giro. Se è l'onore che cerchi, i Cargia del Sole sembrano affidabili. Un po' spocchiosi, forse, ma affidabili. Quei Cargia razziarono le terre dei Nora. Depredammo ogni cosa. Era il volere del sole. E io eseguii gli ordini. C'è chi fece di peggio. Ma come capitano io... Utid, non importa cosa hai fatto. Io non posso assolverti. Ma i Cargia stanno cambiando e potresti... farlo anche tu. Chissà. Avad non capisce cosa esige il sole dai suoi soldati. Forse lo capisce fin troppo bene. Mi sembra di sentire Marad l'onesto. Credo che tu sia un bravo uomo. Ma per quale ragione hai scelto i Cargia delle Ombre e li hai serviti? È stato per Itamen. Era l'unico vero Re Sole. Itamen è solo un bambino. Sì, ed incontaminato. Credevo fosse puro. Ma l'hanno usato per la loro fede. Ora capisco. Non ci sono più ombre sotto al sole. Baavas non ha disonorato il mio nome. L'ho fatto da solo, servendo un trono corrotto. Ho conosciuto qualcuno che ti vuole fuori di qui. Una donna, Vanesha. Ma prima dobbiamo lasciare questo posto. Che cosa sei? Sembri una cacciatrice. Dai ordini come un soldato. Mercenari... Credi che diranno che sono innocente? Avresti dovuto restare nelle pianure, Cargia! Le montagne sono nostre! Dei sicari di Kikuk! Quando avremo finito, di te non resterà neanche l'eco! Non è stato difficile rintracciarti. Come se ricercassi un ultimo scontro. Non ti sfugge niente. È venuta per attaccarci!